Con gli amici di Micromega mi scuso innanzitutto per il lungo silenzio, ma la rivista ha passato alcuni mesi molto difficili. Come credo molti di voi sappiano, Micromega è nata 35 anni fa, il suo editore era Carlo Caracciolo, il gruppo Repubblica Espresso per capirsi. Questo gruppo è diventato poi proprietario l'ingegner Carlo De Benedetti. E da ultimo la proprietà è passata invece come azionista di riferimento alla famiglia Elkan Agnelli. Il nuovo proprietario ha deciso di chiudere Micromega. Ovviamente non potevo accettare, ma non solo io, personalmente, per me comunque la cosa conta, sono 35 anni della mia vita che si identificano con Micromega. Ma per le centinaia e centinaia di collaboratori che hanno scritto in questi anni e per le migliaia e migliaia di lettori, non potevamo accettare che si concludesse così la vicenda di una rivista che, senza infingimenti, è diventata da molto tempo la più importante rivista italiana e una delle più importanti su scala internazionale. Per cui ho creato una nuova società, una società senza fine di lucro, quindi tutti gli eventuali profitti saranno reinvestiti, con cui continuare l'avventura e la storia di Micromega. Naturalmente, per rilevare la testata dalla nuova proprietà, il gruppo azionista di riferimento Elkan Agnelli, abbiamo dovuto fare una lunga e difficile trattativa e abbiamo dovuto accettare alcuni vincoli. Il più importante, perché il più pesante per noi, è che per 4 anni non potremo avere come soci di minoranza, come soci, ma neanche di minoranza, persone, gruppi, enti che abbiano in qualsiasi modo a che fare con il mondo dell'editoria. Quindi per 4 anni dobbiamo fare tutto da soli, dobbiamo reinventarci un mestiere che è quello di editori. E dunque abbiamo assolutamente bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno per attraversare questi 4 anni. Sul sito www. micromegaedizioni.net potrete andare per vedere le varie modalità con cui sostenere e aiutare questa nuova fase, anzi direi questa nuova vita della rivista. Abbiamo bisogno che i lettori diventino partecipi di questa nostra seconda vita. Micromega non è stata solo una rivista, ma una rivista che si è impegnata anche in tante iniziative di lotte piene di passioni civili e vogliamo continuare a essere così. Ci aspettano tempi bui, non è pessimismo, credo che sia realismo. Tutti i sondaggi continuano a dire che fra 2 anni, alle elezioni, la maggioranza sarà per Salvini, Meloni, Berlusconi. È una prospettiva da incubo. Non dobbiamo rassegnarci, dobbiamo continuare a combattere. Micromega ci sarà, perché se c'è lotta, c'è speranza. Ma per questo abbiamo assolutamente bisogno del vostro coinvolgimento, altrimenti rischiamo seriamente di non farcela. Vi chiedo perciò, in tutti i modi, di aiutarci e di far girare il più possibile la newsletter che alcuni di voi avranno ricevuto e questo video e qualsiasi altra comunicazione, in modo che il sostegno possibile a Micromega si allarghi sempre di più e che questa seconda vita sia ancora di più carica di pensiero critico e di impegno e passione civile.